Ciao a tutti, bentornati. Come state? Spero tutto bene. Oggi un altro video dove non siamo in pesca, però volevo spiegarvi come fare i terminali per la pesca al siluro o break line, insomma, dipende come volete arrangiarli. Prima di cominciare volevo fare un resoconto. Ormai il 2023 è finito, siamo nel 2024. L'anno che è passato ci ha portato un sacco di soddisfazioni, tantissimi bei pesci. Abbiamo imparato un sacco di cose nuove, scoperto nuovi posti. Ora abbiamo le stesse aspettative, logicamente se non migliori anche per il 2024. Non ho altro da dire, quindi penso che ora possiamo cominciare con la parte un po' più pratica del video, dove vi andrò ad illustrare come creare diversi tipi di terminali. Allora, partiamo dal presupposto che vi farò vedere come li faccio io i terminali, ci sono tanti altri modi. Ci occorrerà un amo di queste dimensioni all'incirca, si può usare la misura che si preferisce, logicamente sempre in base all'esca che andremo ad innescare, delle ancorine di questo tipo, sempre molto robuste, mi raccomando, del tubicino in silicone per salvare i nodi che andremo a fare, mentre per la scelta di fili possiamo utilizzare o un nylon che va da 1 mm fino a come questo che è 1,4 mm, oppure possiamo utilizzare lo stesso trecciato da 1 mm che abbiamo utilizzato per fare lo shock leader nello scorso video. Allora, partiamo con il primo, ovvero quello anche più semplice. Prendiamo uno spezzone di trecciato lungo circa 1 metro abbondante, tagliamo. Allora, per prima cosa andremo a fare un'asolina piccola all'estremità di uno dei due capi a vostra scelta, in questo modo. Accorciamo con l'accendino fino ad avvicinarci al nodo e come prima cosa andremo a prendere una delle nostre ancorine. Ora andiamo ad infilare l'estremità all'interno dell'occhiello dell'ancorina, in questa maniera, e lo andiamo a fermare in questo modo, ovvero facendo aderire il nodo alla base dell'ancorina e andando a tirare in modo che si incastri in questo modo. Ora andremo a fare il famoso nodo senza nodo, cominciando a girare facendo diverse spire attorno al fusto dell'ancorina. 6 o 7 sono sufficienti, dopodiché un giro a salire e con l'altra estremità del filo usciamo di nuovo dall'occhiello. In questa maniera e andremo a serrare, il nostro nodo sarà fatto. Ora entra in scena il tubicino di cui vi ho parlato prima, ne tagliamo uno spezzone di circa un paio di centimetri, se non anche tre, così può andare più che bene. Andiamo a infilare l'estremità all'interno del tubicino in silicone, portandolo alla base dell'ancorina. Prima di andare a coprire il nostro nodo, lubrifichiamo con un po' di saliva, in modo tale che così il nostro tubicino in silicone copre il nodo che noi abbiamo fatto alla base dell'ancorina. Qui vedete il nodo di cui vi parlavo prima, che resta incastrato e permetterà al filo di non uscire. Ora dobbiamo andare a ripetere lo stesso procedimento, ma anche con l'amo. Ora procediamo infilando il capo dell'estremità da dietro ad avanti l'amo e andremo a posizionarlo in questa maniera a una distanza di circa 15-20 cm dall'ancorina, in base alla taglia dell'esca che volete innescare. Una volta che vi trovate in questa situazione, ripetete lo stesso procedimento e cominciamo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 spire. Possiamo farne anche 8, 9 tornando in su e riprendiamo da dentro l'occhiello e torniamo fuori. E questo è il nostro nodo. Ora prendiamo un altro spezzone di tubicino, sempre di circa 3 cm, andiamo a infilarlo all'estremità del nostro terminale, lo portiamo vicino all'amo, lubrifichiamo di nuovo e così facendo andremo a proteggere anche il nodo che abbiamo fatto sull'amo. Ed ecco qui la base del nostro terminale pronta, con amo e ancorina. Logicamente questa, la vostra, sarà una misura standard. Nell'eventualità che voi vogliate innescare un'esca di taglia minore rispetto a questa lunghezza, vi basterà semplicemente cominciare ad arrotolare il filo dell'ancorina attorno al fusto dell'amo. In questa maniera si accorcerà o si allungherà a vostro piacimento. Ora, per concludere, ci basterà prendere l'estremità del nostro terminale, fare un'asola, senza logicamente portare via troppo filo al terminale, e facciamo un'asola doppia. Facciamo un giro e passiamo l'asola dentro una volta e due volte.
in questo modo, prendiamo e con calma serriamo il nostro terminale, serriamo il nostro nodo, ecco qui. Ora, una volta arrivati a questo punto, sempre con l'accendino, facendo attenzione a non bruciare il resto del filo, andiamo ad accorciare l'eccedenza. Ed ecco qui la nostra asola dove si potrà legare al moschettone con il nostro bel terminale dove abbiamo l'amo e l'ancorina. Dopo, se volete riporli all'interno di una cassetta, io personalmente faccio così, accorcio il tutto in modo tale che ci sia amo e ancorina vicina e comincio ad arrotolare il trecciato. Ecco qua, in questa maniera voi avete sempre il vostro terminale in ordine. Ora avete visto il primo terminale e ora partiamo con il secondo, che è quello che ho utilizzato maggiormente nella stagione estiva del 2023, che mi ha portato al guanto un sacco di pesci e si è dimostrato ben robusto anche in combattimenti con pesci di grossa taglia, ovvero un terminale composto da uno spezzone di nylon e uno spezzone di trecciato. Di nuovo un amo e un'ancorina e sempre con il nostro tubicino in silicone ora partiamo a creare l'altro terminale. Ora in questo caso partiamo dal trecciato e ne prendiamo uno spezzone di circa 30 cm. Ora replichiamo lo stesso processo che abbiamo fatto per l'ancorina di prima, quindi un nodo alla base, prendiamo un'altra ancorina, infiliamo lo spezzone, blocchiamo l'asola che abbiamo creato inizialmente e cominciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e usciamo, nuovamente spezzone di tubicino in silicone, lo facciamo passare, ora abbiamo infilato il nostro pezzo di silicone. Nuovamente ripassiamo da dietro ad avanti, portiamo la distanza che preferiamo, altro pezzo di tubo in silicone, ok, tubicino infilato, dopodiché lo mettiamo un attimo da una parte e andiamo a tagliarci uno spezzone di circa 60-70 cm di nylon. Andremo a fare un nodo Albright, ovvero il nodo più famoso per congiungere un monofilo ad un trecciato. Quindi ci facciamo la nostra asola con nylon. Comunque correggo, vi consiglio anche 40 cm perché io ora sono stato forse un po' troppo corto e avrei bisogno di più filo, però riesco a farlo ugualmente. Ora, asola, prendiamo il nostro spezzone, infiliamo all'interno. Io devo lasciare purtroppo meno filo perché sono stato troppo scarso, ma voi lasciatene anche 5 cm in questa maniera circa e cominciate facendo 1, prendendo entrambe le parti del filo in nylon, 2 giri, 3 giri, 3 giri e riuscite nuovamente fuori in questa maniera e serrate ed andate a serrare il nodo fino ad ottenere una cosa di questo tipo. Come sempre rimuoviamo le eccedenze, nel caso del nylon va benissimo tagliarlo con la forbice, lasciate sempre un minimo di margine, mentre per il trecciato potete tranquillamente bruciarlo, arrivando ad ottenere una cosa di questo tipo, con ancorina, amo e il nostro nodo Albright che collegherà il nostro trecciato al nostro nylon. Fate un'asola di questo tipo, fate passare dentro il filo una, due, tre volte fino ad ottenere questo, roteate portando alla base l'altra estremità del filo in questa maniera e dopo qui dove ci sono entrambi i fili andremo a fare un'asola in modo da garantire al nostro nodo che non si sciolga, così andiamo a lubrificare un po' e finiamo di serrare ed ecco qui il nostro occhiello per legarlo al moschettone, finito. Ed ecco qui concluso il nostro secondo terminale con il suo occhiello, l'amo, l'ancorina, il nylon e il trecciato alla base. Questo terminale sono stato solito usarlo in condizioni dove vi erano magari molti ripari in acqua, quindi ostacoli, ramagli e via dicendo, perché il nylon, essendo più rigido, permette, evita al pesce o comunque alla nostra esca di andare a rintanarsi all'interno di qualche rovo o comunque a qualsiasi altro tipo di ostacolo. Mentre per conservare questi l'unico consiglio che vi posso dare è di utilizzare eventualmente un elastico, perché il nylon vi sconsiglio di andarlo a piegare troppo forte perché rischiate che mantenga le pieghe appunto e una volta che lo andrete a srotolare sarà tutto a zig zag ed è veramente brutto e anche poco funzionale. Quindi rimanete abbondanti in questa maniera e con un elastico raggruppate il tutto facendoci più giri logicamente. E voi direte sì, ma anche l'elastico stringe, però è ovvio che
non fa la stessa pressione. Ed ecco qui il nostro terminale pronto. E quasi qui dimenticavo, rimuovete anche ovvio questa eccedenza, stando sempre con un po' di margine. Bene, ora siamo qui con i nostri due bei terminali pronti. Ora stiamo aspettando con ansia la primavera, che lo sappiamo tutti è il periodo migliore, quindi restate pronti perché usciranno un sacco di video, un sacco di contenuti. Ho anche qualche bel progetto in mente, sperando logicamente sempre il tutto con un po' di fortuna. Speriamo di tirar fuori qualche bel pesce, perché ora l'esperienza inizia ad esserci, la carica ce l'abbiamo e non stiamo aspettando altro. Quindi speriamo finisca in fretta quest'inverno, perché siamo pronti a tutto. Come al solito, se avete dubbi o non avete capito qualcosa, mi potete scrivere sotto i commenti, altrimenti all'interno dei social, i quali trovate sempre i link in descrizione. E basta, io direi che ci possiamo salutare qui e vedere ad un prossimo video. State pronti.